Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano la protesta degli studenti universitari che ha raggiunto anche la città di Udine, in particolare da stamattina un sit-in degli studenti in Viale Ungheria a ricevere la solidarietà anche per quanto riguarda il sindacato della CGIL con Emiliano Giareghi che ha visitato il gruppo di studenti che ha allestito le tende all'esterno della struttura dove c'erano una volta gli alloggi universitari, quella sul costo degli affitti per gli studenti e sull'accesso alla casa in genere, una delle emergenze che affliggono questo paese, ha detto il rappresentante della CGIL Friulana. Con le interviste di Angela Caino andiamo a vedere dunque la situazione e la rivendicazione dei ragazzi. Chiedono una casa dello studente pubblica in centro città, chiedono di essere ascoltati, di discutere assieme del futuro dell'ex casa dello studente di Viale Ungheria. Una rappresentanza degli universitari di Udine si è così accampata all'esterno della sede dell'Ardis. Basta prese in giro, fuori i numeri, si legge sui cartelli, i numeri reali del progetto di ristrutturazione dell'ex casa dello studente con 286 posti letto, chiusa dal 2017. Il primo progetto di recupero prevedeva un investimento di 18 milioni di euro, poi lievitati a 30-40 per ulteriori adeguamenti antisismici e antincendio, da cui lo stop all'intervento. Anche perché, spiega il direttore dell'Ardis, Pierpaolo Olla, al momento siamo riusciti a rispondere a tutte le richieste di alloggio presentate dagli studenti nelle strutture esistenti o attraverso il contributo alloggiativo. Dal prossimo anno accademico noi ospiteremo praticamente tutti i nostri studenti nella residenza dei Rizzi e nella residenza che abbiamo acquisito grazie al finanziamento del PNRR in casa Burgard. Più avanti avremo la disponibilità per la residenza di Via Manin, quando sarà pronta, credo con l'anno accademico del 2024-2025. E la situazione è questa, il trend demografico non ci fa pensare a un aumento dei posti letto, delle necessità nei prossimi 7, 8, 9 anni e quindi diciamo che le soluzioni sotto l'aspetto quantitativo noi siamo in grado di darle. Ma è proprio la sinergia con il privato a essere messa sotto accusa dagli studenti. L'Unione degli Universitari è da un paio di settimane che ha appunto lanciato una campagna nazionale che denuncia come il 75% dei fondi destinati alla residenzialità universitaria del PNRR sono finiti appunto in mano ai privati e Udine in questo è assolutamente rappresentativa perché l'Ardis ha affittato la casa Burgard ed è una casa appunto privata che ospiterà soltanto 93 studenti. I restanti dovranno invece o ricevere contributo affitti oppure quando aprirà probabilmente andranno nella casa dello studente di campus, che è sempre un'azienda di housing universitario privata, che a sua volta ha dei prezzi, insomma, assolutamente non accessibili. Costi che, anche se coperti con delle borse di studio, ricadono comunque sulle tasche dei contribuenti. Intanto il nodo sulla futura destinazione dell'ex casa dello studente è ancora da sciogliere. Non è frutto della dimenticanza di uno studente, bensì dell'azione consapevole di un passeggero, l'allarme bomba che era scaturita a bordo di un autobus a Trieste nei giorni scorsi. Lo dicono le immagini che la Digos del capoluogo regionale sta analizzando per riuscire a individuare il presunto responsabile di questo procurato allarme che ha mandato in tilt la città per ore. Ce ne parla Nicola Geraldi. L'ordigno rudimentale ritrovato a bordo di un autobus della Trieste Trasporti nei giorni scorsi e che ha fatto scattare l'allarme bomba non è frutto di una dimenticanza da parte di uno studente, ma l'azione consapevole di un uomo. È quanto raccontano le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza della linea 17, acquisite dal personale della Digos della Questura Giuliana subito dopo i fatti. Immagini molto interessanti, come le ha definite il questore di Trieste Pietro Ostuni, a margine di una conferenza stampa nel capoluogo regionale. Quello che abbiamo trovato è un oggetto totalmente inoffensivo, senza alcuna potenzialità e quindi stiamo valutando tutto, stiamo lavorando sulle immagini, così il numero uno della Questura Giuliana. Nel video, secondo quanto si apprende, si vedrebbe la persona lasciare l'oggetto poco dopo l'arrivo dell'autobus al capolinea di Piazza Libertà per poi scendere a volto scoperto. Immagini nitide alle quali sta lavorando la Digos triestina per riuscire a stringere il cerchio attorno al presunto responsabile dell'interruzione di pubblico servizio e di un procurato allarme che dopo l'evacuazione della zona e le modifiche alla viabilità ha mandato in tilt la città per ore.
La cronaca ancora con un grave incidente all'alba di oggi, poco prima delle 5 a Camino al Tagliamento, in località Gorizzo, un'auto è uscita di strada finendo contro un albero, al volante un 27enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Codroipo e dal comando di Udine, utilizzando un gruppo idraulico di taglio, hanno provveduto a estrarre il ferito, a praticargli le manovre salvavita fino all'arrivo del personale sanitario che lo ha preso in carico e l'ha trasportato in condizioni serie alla Santa Maria della Misericordia di Udine. I carabinieri di Gemona invece stanno indagando dopo la denuncia di una persona residente nel capoluogo pedemontano. Stava andando a caccia col suo furgone quando, giunto in Via Ledra, è stato avvicinato da uno sconosciuto, un italiano tra i 20 e i 25 anni, che ha tentato di portargli via il mezzo, all'interno del quale c'era anche un fucile. Il conducente, un cittadino 71enne di nazionalità belga, residente proprio a Gemona, ha reagito ed è stato aggredito fisicamente. Poi il malvivente è fuggito. Sul posto i sanitari del 118, l'anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti e ha riportato lievi lesioni. Indagano appunto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tolmezzo. Sempre per quanto riguarda a Gemona, una truffa con un residente in zona che ha comprato una console da gioco del valore di 600 euro, ma al momento di pagarla ha tentato di truffare il corriere. È successo un mercoledì. Un quarantenne ha atteso la consegna del pacco che aveva ordinato, ha pagato il corriere stesso con una banconota da 50, all'interno della quale aveva precedentemente avvolto diversi fogli di carta. La truffa non è riuscita, il dipendente della ditta di spedizione ha chiamato i carabinieri e la console è stata restituita con il gemonese che è stato denunciato. Andiamo a Pordenone ora, dove uno smottamento ha compromesso la fruibilità del Noncello in centro città, una fessurazione del terreno di circa 25 metri di lunghezza e 5 di larghezza sulla riva in corrispondenza dell'Ansa, nella frazione di Villanova. Il sindaco di Pordenone Ciriani ha diramato un'ordinanza di interdizione parziale della navigazione lungo la sponda sinistra del fiume a monte dell'imbarco di via Carniel fino alla confluenza con il fiume Meduna e il divieto poi di accesso sulla riva sinistra. Il volume di terra sprofondata è presumibilmente superiore ai 500 metri cubi. Immediati lavori di messa in sicurezza e di consolidamento, in considerazione del fatto che lo smottamento potrebbe determinare nel tempo una possibile caduta del terreno interessato all'interno dell'alveo del fiume. Previsioni per quanto riguarda il Giro d'Italia di tanti spettatori e proprio per questo il sistema dei soccorsi regionale ha disposto un potenziamento della presenza dei sanitari lungo il tracciato, ma anche in città Tarvisio. Nel servizio di Monica Nardini tutte le ultime novità. Giro d'Italia potenziato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Il piano sanitario per la tappa Tarvisio-Montelussari di sabato, anche in considerazione del fatto che la seconda parte del percorso attraversa un ambiente boschivo. Sono state integrate varie risorse. Un mezzo dell'elisoccorso sarà posizionato nelle vicinanze dell'uscita autostradale di Ugovizza, con equipaggio operativo dalle 8 alle 20. Un'ambulanza presso la stazione di partenza della cabinovia Lussari fino alle 11 e poi nel centro abitato di Valbruna fino alle 20. Un'altra, dalle 12 alle 24, nei pressi dell'uscita autostradale di Ugovizza, vicino al posto medico avanzato all'interno dell'autotreno della Protezione Civile, che sarà attivo nella stessa fascia oraria. Una terza ambulanza, dall'inizio alla fine della manifestazione, alla sommità del Monte Lussari. E ancora, due mezzi quad saranno distribuiti lungo l'ultimo tratto del percorso, dotati di defibrillatori automatici esterni. Presenti anche, nel tratto finale, squadre del soccorso alpino e speleologico regionale, dotate di idonee barelle e luci frontali, e volontari della Protezione Civile con defibrillatori automatici esterni. Integrato inoltre un posto medico avanzato nella canonica del santuario del Monte Lussari, e nelle vicinanze sarà collocata anche una sala operativa condivisa con sistemi radio per la comunicazione tra gli enti presenti. L'evacuazione di eventuali persone ferite dalla sommità del monte potrà avvenire mediante cabinovia, inclusi i pazienti barellati, con l'elisoccorso o in ambulanza. La presenza dell'ambulanza a distanza chiusa forte sarà prorogata fino alle 21:30 e il poliambulatorio di Tarvisio sarà potenziato con la presenza di un medico dalle 9 alle 19 e di un infermiere, oltre alla presenza del medico di continuità assistenziale nelle fasce orarie di competenza. Per quanto riguarda proprio il giro, ricordiamo le disposizioni al traffico nella giornata di sabato, con la chiusura, tra l'altro, del casello autostradale in ingresso dall'Austria verso Tarvisio, ma
si aspetta anche un fine settimana di traffico intenso e code lungo tutta la rete regionale. Secondo quanto diramato oggi da Autovie Venete, traffico sostenuto già a partire da domani pomeriggio lungo le direttrici Udine Nord di Palmanova della 23 e la Trieste-Venezia sulla 4, con un calo dei transiti solo in serata. L'afflusso di auto e camper tornerà a farsi sentire nella mattinata di sabato e domenica lungo le stesse direttrici. Il ritorno dei vacanzieri è atteso poi nella giornata di lunedì, alla fine del weekend di Pentecoste, nella mattinata di martedì. In questo caso il traffico sarà sostenuto lungo la 4 in direzione Trieste e lungo la A23 in direzione Udine-Tarvisio. Autovie raccomanda di osservare i limiti di velocità, mantenere distanze di sicurezza dei veicoli, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, e di tenersi aggiornati attraverso le app o il sito infoviaggiando.it. Sempre a proposito di Autovie Venete, è stato proclamato lo stato di agitazione da parte dei dipendenti. Alla base di questo la decisione da parte delle segreterie del sindacato, tra tutti la FIT CISL, per relazioni industriali definite ridotte all'osso e decisioni unilaterali dell'azienda che stanno creando forti malumori. Lignano, dicevamo, si appresta alla Pentecoste con la questura friulana che ha potenziato proprio i controlli in occasione del fine settimana, con soprattutto tanti giovani in arrivo dall'Austria e dalla Germania, circa 10.000, questa è la previsione della presenza nella località balneare friulana. E per non farsi trovare impreparati, dopo anche il tavolo tecnico promosso dalla questura friulana, sono stati, come detto, potenziati i dispositivi di sicurezza e controllo con il monitoraggio di diverse aree della cittadina, in particolare riguardo la zona del centro di Sabbiadoro, Piazza Fontana, via Tolmezzo, dove abitualmente si concentrano maggiormente i giovani turisti. Ci saranno anche alcuni agenti della polizia austriaca, due unità cinofile con i cani antidroga della polizia locale di Trento e due agenti di lingua tedesca per cercare appunto di limitare al minimo le situazioni di criticità. Come poi disposto dall'ordinanza comunale, c'è anche il divieto di balneazione dalle ore 20 alle ore 6 del mattino di venerdì e sabato nel tratto di Arenile compreso tra gli uffici 1 e 19 di Sabbiadoro. E poi c'è anche la festa della maturità con gli studenti friulani, linesi in particolare, che sono pronti a raggiungere i vari ristoranti e le zone dove verranno organizzate le feste. Partiranno a bordo di decine di pullman dal capoluogo, dai comuni di Cividale, Cervignano, Gemone e Tolmezzo, evitando di mettersi alla guida. 2.000 il numero calcolato dalla questura friulana, che continuerà a vigilare affinché non si verifichino le criticità, per garantire che i tanto attesi festeggiamenti avvengano in completa sicurezza. È posto il divieto assoluto di accesso a bordo dei pullman con alcolici e bottiglie di qualsiasi genere. L'accesso all'interno delle discoteche sarà inderogabilmente vietato a chiunque si presenti alterato dalle stesse sostanze alcoliche o responsabile di comportamenti molesti. Restano naturalmente invariati i divieti imposti dalla legge di somministrazione di alcol a minori o a persone già in manifesto stato di ubriachezza. Estate che riguarda da vicino anche la località turistica di Grado, con tante novità annunciate quest'oggi dai rappresentanti della GIT. La storia turistica di Grado è centenaria, ma la storia di Grado è millenaria, quindi abbiamo una parte di turismo, appunto oggi l'occasione dell'incontro con l'ERPAC, di tutto quello che è al di sotto del livello del mare, quindi con il recupero di alcune imbarcazioni che risalgono al secondo secolo, come la Julia Felix, il primo relitto già recuperato. Abbiamo però anche la fase turistica che vediamo qui sommersa, quello che sta al sole. Grado è l'isola del sole e anche oggi si presenta con una stupenda immagine. La stagione è iniziata sotto i migliori auspici dal 1 maggio, con l'inaugurazione ufficiale del 131esimo anno di vita della spiaggia gestita in questa forma, quindi dal 1892 del decreto imperiale ad oggi, con un'offerta turistica molto contemporanea per i giovani di ogni età, potremmo dire. Quindi ci sono nei nostri 2 chilometri di spiaggia opportunità per tutti, per divertirsi, classico target familiare per i bimbi, ma anche per chi ha voglia veramente di divertirsi con un po' di classe. Quest'anno tra le novità abbiamo un settore che si rifà appunto ai primi 900, con il reparto intitolato La Principessa Sissi, dove
Le cabine in stile mitteleuropeo, bianca-azzurre, con le linee bianca-azzurre, sono accompagnate da una vasca idromassaggi alle spalle, quindi una sorta di spa sulla spiaggia che aumenta un po', che aumenta la qualità dei servizi. E a fianco abbiamo, non poteva chiamarsi così, la spiaggia imperiale e ancora il settimo cielo che ricorda il fasto dell'inizio dell'era turistica gradese, dove anche in quell'area, con il gazebo a una distanza importante per offrire una vacanza, diciamo una complicità con gli amici a fianco, quelli che chiameremo Generazione Grado, che da 3-4 generazioni scelgono la nostra isola, ma anche per avere un attimo di eleganza e di utilizzo di questa vasca idromassaggio che potrà essere così utilizzata un po' da tutti quelli che gestiscono e che sono ospiti in quel reparto. Abbiamo tanta attività anche durante la giornata, con i nostri punti food and beverage. Per esempio, io sono FVG, potremmo dire che i vini, già domenica alle Antiche Terme, i vini della nostra regione si sposeranno con gli amici europei delle Spagna, con la Pata Negra. Quindi c'è una voglia di internazionalità, come ha sempre avuto Grado, e una voglia di un'offerta turistica sempre contemporanea, sempre attuale, ma per tutti, dove il divertimento e il relax si sposano alla grande. Siamo in chiusura, l'informazione tornerà live alle ore 19, stasera edizione con sport, cronaca, attualità, tutto assieme, perché poi dalle 19.30 vi racconteremo l'ultima sfida, la bella, nello scontro per quanto riguarda i playoff di Serie A2 tra APU Old Wild West e Gesteco Cividale, a seguire poi la telecronaca differita dello stesso incontro. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.